incendio cornigliani rappresenta la battaglia del piave industriale per quello che riguarda l'industria naturale. Così il segretario del Filtem CGL, Michele Orezzi, nell'incontro di oggi pomeriggio in comune con il sindaco Matteo Palazzi, dove è stato fatto il punto sul futuro della Cornigliani. Un futuro che dipende dalle richieste di proroga al Tribunale per il piano di concordato, la cui scadenza è fissata per il 15 gennaio. L'azienda aveva promesso che entro la giornata di ieri avrebbe depositato la richiesta di proroga di 90 giorni, ma così non è stato. Gli operai hanno indetto uno sciopero ad oltranza. Beh, noi abbiamo chiesto, i lavoratori, le lavoratrici e la città tutta ha chiesto che la società appunto chiesa al Tribunale una proroga, il tempo è fondamentale. La proroga dovrebbe essere presentata entro oggi, questo è quello che ai lavoratori è stato detto da parte della società, e al tempo stesso, quindi nell'auspicio che venga non solo presentata ma anche accolta, va poi gestito questo tempo, perché è un tempo che ha un costo naturalmente e questo deve essere sostenuto. Per questo la richiesta è quella ed è fondamentale di garantire la continuità produttiva e commerciale della Cornigliani, non solo perché in questo tempo è necessario perché si concretizzino le manifestazioni di interesse. Una proroga che consentirebbe all'imprenditore Marco Boglione di formulare una richiesta concreta per rilevare e rilanciare l'azienda mantovana. Lavoratori pronti a tornare in fabbrica, ma solo dopo aver ricevuto delle garanzie. Noi abbiamo bisogno di questa proroga, perché noi abbiamo bisogno della continuità lavorativa. Noi ormai stiamo finendo la PIE, che è la primavera estate del 2021. Stiamo facendo il campionario per l'autunno-inverno 2021-2022. Noi siamo nel settore della moda, non possiamo perdere quote di mercato, e se noi non usciamo con il nostro campionario vuol dire perdere quote di mercato, vuol dire che i nostri clienti si rivolgono altrove, e questo sarebbe molto pericoloso per noi e per il nostro rilancio. Per cui noi chiediamo la proroga e la continuità lavorativa per la nostra sicurezza e per la sicurezza anche di tutte le famiglie di Mantova che lavorano alla Cornigliani e dell'indotto. È giunto il momento della svolta per dare risposte concrete.